Si è tenuto a Milano il convegno Smart 3, un evento che si concentra sulla finitura del futuro tra innovazione e sostenibilità. In questo panorama industriale italiano, Fismet Service emerge come un faro di eccellenza, un riconoscimento che mette in luce l'impegno di Fismet verso pratiche ecocompatibili. Presente alla manifestazione Sabino Di Pierro, il fondatore e direttore di Fismet. Dottor Di Pierro, la sua azienda è considerata un'eccellenza di sostenibilità e innovazione, ma siete anche promotori dell'economia circolare. Noi abbiamo cominciato a occuparci di questa tecnologia, di questo recupero circa 20 anni fa, all'inizio degli anni 2000. Due esempi spettacolari che abbiamo vissuto con il CNR è il recupero e il lavaggio e la preparazione delle reti da pesca. E qui si possono pulire e ricavare, recuperare il materiale, la materia prima, cioè la plastica che sono fatte queste reti da pesca, ma la cosa più importante è che l'abbiamo lavati con lo stesso sporco delle reti, cioè la mucillagine praticamente, con l'aggiunta dell'acqua, che poteva essere anche acqua di mare. Quindi non abbiamo aggiunto detersivi, li abbiamo bombardati con queste azioni meccaniche, quindi abbiamo recuperato queste reti da pesca, che poi triturate e fatte vengono riutilizzate per fare altri particolari. Come mantenete assicurate la qualità certificata dei processi di lavaggio e quale ruolo gioca la cleaning validation in questo contesto? Nella nostra azienda, quando abbiamo realizzato il lavaggio conto terzi per verificare la qualità del lavaggio richiesta dai clienti, quindi abbiamo realizzato una camera bianca. All'interno ci sono degli strumenti che sono gli stessi strumenti che utilizzano le aziende finali per verificare la tipologia dello sporco residuo, no, di ogni genere, sia organico che inorganico. Quindi, quali sfide vi aspettate e come intendete affrontarle? Il nostro business è già segnato, noi abbiamo acquisito una licenza di utilizzo dell'anidride carbonica già dal 1996. L'anidride carbonica, che è un elemento così abbondante, ha delle caratteristiche molto simili, uguali, può essere sfruttato come l'acqua, come il petrolio, come il gas, come altre cose, in modo particolare come l'acqua, perché può avere tutte le quattro fasi, può essere neve carbonica, può essere ghiaccio, può essere liquido e può essere supercritico. Le applicazioni più diffuse è la sabbiatura con ghiaccio secco, qui la pulizia dei graffiti, delle cose, qui avviene senza l'utilizzo di mini materia prima. Quando è neve invece può intervenire nei cicli produttivi a eliminare lo sporco al di sotto dei micron, no? È una fase supercritica. Ha questa grande capacità, essendo un gas, di penetrare nella porosità dei vari metalli, dei vari prodotti che oggi vengono utilizzati, tipo magnesio, tipo plastica, altre cose dove lo sporco non ce l'hanno più in superficie, ma ce l'hanno dentro. Quindi bisogna fare una vera e propria estrazione. L'anidride carbonica, essendo un gas, ha questa caratteristica. In più, quello che si può dire, può essere riciclato in continuo, funziona come il gas nel frigorifero, viene, fa la sua azione, fa il da vettore, poi pompate e ripompate, cambiando il suo stato di pressione e altre cose, restituisce lo sporco che ha estratto e lo ritorna ad essere utilizzato in maniera più assoluta, come era nel frigorifero.